Buongiorno alle classi seconde. Ecco l'ultimo capitolo che conclude il nostro programma di storia della musica, ovvero l'unità 8, le scuole nazionali. Le scuole nazionali, ovvero la riscoperta delle tradizioni. A partire dal 1850, gli ideali romantici di libertà di espressione e patriottismo, cioè amore per la patria, si diffondono in tutta Europa. Così in molti stati è vivo il desiderio di recuperare la propria identità culturale. In questo periodo quindi nascono vere e proprie scuole nazionali musicali. Cercano di recuperare, come vedete, le parole in grassetto che sono fondamentali, le tradizioni locali e vogliono distinguersi da quello che erano le scuole di riferimento da imitare, cioè lo stile francese, tedesco o italiano. Per cui in Nord Europa si affermano il norvegese Edvard Grieg, il finlandese in Finlandia Jan Sibelius, in Boemia l'attuale Repubblica Ceca Bedrich Smetana e Antonín Dvořák, in Russia Modest Mussorgskij e in Spagna Isaac Albéniz e Manuel de Falla. Qui c'è una breve biografia del compositore norvegese Edvard Grieg e i primi ascolti. Di Jan Sibelius vi suggerisco di ascoltare questa bellissima animazione di Bruno Bozzetto, un animatore italiano che ha fatto nel 1976, ha preso la musica del Vals Triste e con una storia di un gatto che rimane da solo. Spero di incutervi curiosità, andatelo a vedere, le parole in grassetto vi faranno scoprire questo meraviglioso video. Ora passiamo a un primo ascolto breve, una descrizione di Smetana, compositore della Repubblica Ceca, sentite. Questo è il fiume, la Moldava. La descrizione, l'andamento del fiume dalla sorgente. Sentite i rigagnoli, i ruscelli, l'acqua che scorre. La musica può fare immaginare anche questo. Si allarga sempre più. Questo è un poema sinfonico, ovvero un componimento per orchestra, già presente nel romanticismo, che ben si collega agli ideali romantici e agli ideali delle scuole nazionali, che sono il tardo romanticismo per capirci, e parte il tema conduttore, sentite. Eccetera. Un tema bellissimo, infatti è stato anche questo tema ha ispirato HaTikvah, ovvero l'inno nazionale di Israele nel 1948, quando venne istituito lo Stato di Israele, e si ispira proprio a questo tema di Smetana. Il capitolo va avanti con una guida all'ascolto dell'emozionante Alba Africana di Edvard Grieg, cioè la storia di questo Peer Gynt, un uomo, un ragazzo che inizia a vagare alla ricerca della fortuna, qui c'è tutta la descrizione, molto interessante, vi suggerisco di leggerla. A un certo punto, dopo essere stato inseguito dai troll che volevano togliergli un occhio, fugge e si ritrova nell'alba africana ed è il famosissimo mattino di Grieg. Questo spartito mi piacerebbe che voi riusciste a suonarlo per aprile. E qui c'è la guida all'ascolto, per cui seguite il tema del flauto, sentite il famosissimo tema. Un tema fatto da cinque suoni, questo è l'oboe. Risponde ancora il flauto, sembra proprio un risveglio.
Seconda risposta dell'oboe. Crescendo, entra tutta l'orchestra maestosa a sottolineare l'alba africana. Eccetera. Andate proprio ad ascoltarvelo, c'è anche un bellissimo flash mob fatto a Copenaghen nel metrò. Di Dvorak qui c'è un ascolto molto bello di un suo poema sinfonico dedicato al Nuovo Mondo, cioè lui è andato in tournée negli Stati Uniti e dedicò, prese anche dei temi popolari degli indiani d'America, questo compositore boemo, nato a Praga, e si ispirò anche agli spiritual americani e ai temi pelle rossa. Per cui vi suggerisco di ascoltare questo tempo allegro con fuoco, per cui un allegro bello poderoso. Inizia la scuola russa. Allora, la scuola russa sono artisti che si ispirano alle tradizioni e al folklore della Russia, costituendo nel 1860 una vera e propria scuola musicale russa. I principali musicisti di questa scuola sono Aleksandr Borodin, Modest Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov. Qui ci sono gli ascolti. Il primo ascolto nelle steppe dell'Asia centrale. Sapete che la Russia è uno stato tuttora uno stato più grande del nostro mondo, e nell'Asia centrale ci sono queste steppe, per cui c'è questo tema russo che si alterna alla canzone e a un tema orientale, al tema del viaggio. Molto bello da ascoltare. Sentiamone un frammento. Questo è il tema russo. Oppure c'è il tema del viaggio. E poi partirà il tema orientale, un tema con un carattere molto diverso, suonato dal corno inglese, eccolo qui. Questo è il tema orientale. Naturalmente vi suggerisco di ascoltarlo ad alta definizione, magari in cuffia, perché sono musiche molto importanti. Modest Mussorgsky compie un lavoro di composizione molto legato alla Russia. E c'è questo bellissimo poema sinfonico intitolato Quadri di un'esposizione, che dedica al suo amico pittore Viktor Hartmann, e riesce a descrivere con la musica Mussorgsky i quadri del suo amico. Infatti si chiama proprio Quadri di un'esposizione. Qui ci sono gli ascolti comparati con il pianoforte, perché Mussorgsky scrisse originariamente per pianoforte questi quadri di un'esposizione, e Maurice Ravel, compositore francese, li trascrisse per orchestra. Infatti le versioni più belle, più ascoltate sono queste. Inizia sempre con una promenade, ovvero una passeggiata in francese, quando uno cammina, passeggia per una mostra e guarda, osserva e ammira i quadri. E per cui ci sono questi brani da ascoltare. Vi suggerisco proprio di ascoltarli su internet. Qui c'è anche una versione rock di Emerson, Lake and Palmer, di Quadri di un'esposizione, per sentire proprio uno stile diverso. Questa è la pagina verde che descrive i teatri nazionali, per cui ogni
città, stato, cerca di dotarsi di un proprio teatro per promuovere la musica. Continua la scuola russa con Nikolaj Rimskij-Korsakov, grande compositore, maestro di orchestrazione di tanti compositori russi ma anche italiani. Cos'è successo qua? Boh, chiudo. Scusate. Un piccolo intermezzo. Comincia poi il balletto russo probabilmente già nasce in Austria e in Francia insieme all'operetta, una forma teatrale di musica brillante, e si alternano brani cantati e danze. Però il balletto russo, quello soprattutto di Tchaikovsky e quello del Bolshoi, per capirci, è forse il più famoso al mondo. Tuttora si ascolta lo Schiaccianoci, La bella addormentata nel bosco, Cenerentola, e sono balletti di Piotr Ilic Tchaikovsky, che però scrisse anche opere, concerti, sinfonie, era un grande compositore. E comunque la sua fama si deve soprattutto ai balletti. Qui vi suggerisco di ascoltare, vedete, ci sono tutti alcuni brani dalla suite, per esempio l'Ouverture, La marcia dei topi, La danza russa Trepak, Il valzer dei fiori, sono brani meravigliosi. C'è anche una versione di Duke Ellington, molto bella, per Big Band, che ha inciso nel 1960 circa, mentre per il balletto siamo intorno alla fine dell'Ottocento. In Austria abbiamo il re del valzer, ovvero Johann Strauss, figlio, che riunì l'orchestra anche del padre quando scomparve improvvisamente. Il Bel Danubio Blu, sul Bel Danubio Blu, è il valzer più noto che viene eseguito a ogni capodanno a Vienna, alla Sala d'Oro. Qui c'è questa versione che si può ascoltare, vi suggerisco di ascoltare quella di Stanley Kubrick, un regista che utilizzò il Bel Danubio Blu nel film di fantascienza Odissea 2001 nello spazio. Il capitolo va avanti con un esercizio creativo che noi saltiamo e c'è un cenno all'operetta, l'operetta di Jacques Offenbach, ovvero per operetta si intende una musica brillante, una forma teatrale a lieto fine, un po' come l'opera buffa, dove c'è qualcosa che anticipa quello che diventerà poi il musical e la rivista e il varietà. Sentiamo questo famoso Can-Can, che è il balletto finale di questa opera, intitolata Orfeo all'inferno. In questo balletto le ballerine si esibiscono a tempo di musica, danzando ritmicamente. Il pubblico partecipa battendo le mani. Ecco che parte il tema famoso, sentite. Eccetera. Questo è un esempio strumentale di operetta. L'impressionismo musicale, invece, attenzione, è un genere musicale che si sviluppa in Europa, ma soprattutto in Francia, tra il 1890 e il 1920. È molto legato alla corrente pittorica degli impressionisti e ha lo stesso nome. I musicisti impressionisti spostano la loro attenzione sul timbro per esprimere delle sensazioni proprie. L'artista più rappresentativo è Claude Debussy. Sentiamo un frammento del Preludio al pomeriggio di un fauno, una creatura mitologica, una musica eterea. Con delle tinte soffuse, come i quadri di Monet, di Manet.
una musica sospesa. Infatti è interessante ascoltare alcune composizioni come la Cattedrale sommersa, dove c'è una campana sott'acqua che suona. Questa è proprio un'immagine impressionista, ecco. Sempre di Claude Debussy abbiamo inserito qui Clair, au clair de la lune, al chiaro di luna, famosissimo brano per pianoforte di Claude Debussy. Qui c'è una breve biografia. Ecco, vi suggerisco di ascoltarlo tutto. Qui su internet c'è una versione orchestrale che ha utilizzato Steven Soderbergh nel film Ocean's Eleven. Molto bella la versione orchestrale alla fine del film. Ecco, per preparare una presentazione delle scuole nazionali vi suggerisco di utilizzare questa in sintesi e arricchirla attraverso o una presentazione o un audio. Non mi resta che salutarvi, vi chiedo anche di fare da soli la verifica e così concludere il vostro percorso di storia della musica. Grazie a tutti.